Un'attrice nata ad Haifa, vivi da anni a Los Angeles e sei andata in Israele pochi giorni fa per girare un film. E sei rimasta lì perché? Cosa stai facendo ora in Israele? Sono rimasta qui perché siamo in guerra, siamo ancora in guerra. Come ha detto l'altro giornalista, ancora abbiamo sentito tutti i giorni dei missili e siamo, non vedo un altro posto dove posso stare in questo momento. Io sono a casa mia. Con i miei parenti, con le mie famiglie, i miei amici che hanno tutti perso una figlia, un fratello, una madre, una nonna. Ogni casa di Israele è stata colpita, ma anche il mondo è colpito. Io non sono d'accordo con quello che sento, che questa è una crisis medio orientale, no, questa è una crisis mondiale. Noi siamo un piccolo pesce di un discorso internazionale. Secondo voi Hamas opera da sola? Cioè non è un gruppo che si opera da sola. La confidenza che con quale sono entrati ad Israele a dichiarare una guerra. Cioè, se uno fa un atto così violento, un atto così aggressivo, è soltanto perché vuole questa guerra. E ci hanno lasciato nessuna scelta di farla, di non partecipare a una guerra, ma proteggere le nostre famiglie e le nostre case. E ancora abbiamo più di 200 persone che sono ostaggini. Scusami se il mio italiano non è... Non ti preoccupare. Preciso, ma io sono molto disturbata. E non sono manco arrabbiata, sono molto triste. Sono triste che ancora ascolto delle cose ignoranti, come negare la brutalità. Guarda questo filmato che adesso stato mostrando, questo sangue in mezzo alle gambe di una donna. Uno deve vedere il filmato di essere violentato o poi capirlo così, con questa immagine. Secondo voi noi israeliani vogliamo mostrare i bambini? Io non ho riuscito a prendere la mia figlia oggi in mano, perché l'immagine che hanno, quello che hanno fatto i bambini, che hanno rapito i bambini. I bambini, questo è dichiarato, devo occuparmi di negarlo o non negarlo. E voglio dire un'altra cosa ultima, non mi interessa se mi amate, se amate il mio popolo, amate il mio paese, se amate ebrei o no, israeliani, questo non è un discorso di un popolo, di una bandiera, questo è un discorso di umanità, questo è un discorso di prendere la parte giusta della storia. Non essere indifferente, perché questo è un omicidio sulla democrazia, libertà totale, mondiale. Di tutto l'Occidente. Questo, guarda, lo sappiamo molto bene in questa trasmissione, dal primo giorno diciamo sempre questa cosa. Devi però capire che in Italia non tutti la pensano come noi, c'è un pregiudizio e tanti dicono c'è un film più lungo, bisogna anche vedere... Non lo diciamo noi, ma dicono bisogna vedere i comportamenti di Israele. Quindi è tremendo quello che sta avvenendo. È questo, lo faccio la domanda a tutto il pubblico italiano. Che scelta abbiamo? Se ci mandano 5.000 missili, 5.000 missili, 2.000 missili, che scelte abbiamo? Secondo te, io come una madre voglio mandare il mio figlio a 21 anni a fare la guerra, a stare lì a proteggere se stesso? No, io voglio che va a ballare. Come sono andati 3.000 ragazzi a ballare, a festeggiare, e io non ho rubato questa cosa. Abbiamo scelto di essere di aiutare il mondo quando c'era il corona, gli israeliani vanno in tutti i paesi del mondo, lo vado io con questo Stato, so l'umanità del mio popolo, questo non può convincermi nessuno, perché sai cos'è? Quando ho vissuto in Italia e quando vivo ancora nel mondo per tantissimi anni, anche io ho guardato dalla TV e ho guardato un pezzo della realtà e ho cominciato a criticare il mio popolo. Ho detto, ma siamo aggressivi, no? Abbiamo i tanki, loro sono poveri, sono un paese non sviluppato. Avevo proprio pietà per loro. Ma la realtà non è questa, non è raccontata così, perché ancora la media mondiale è razzista, questa è la verità. La gente ama vedere gli ebrei uccisi, questo è statisticamente provato. È una cosa difficile da dire, ma è la verità, triste, volgare, ma onesta. E io sono stata qua per filmare la verità, per stare con le famiglie che a raccontarmi. Dai, ci rivediamo dopo la pubblicità. Aspetta con noi. Ci vediamo tra poco. Così ci vediamo tra poco.